Vediamo come ricreare artificialmente l'effetto zoom tipico delle macchine fotografiche reflex, dove il soggetto principale è a fuoco e lo sfondo è sfocato. Allora, apri la tua immagine, vai nel pannello livelli, clicca e trascina lo sfondo sull'icona Aggiungi nuovo livello per duplicarlo, vai sul menu filtro, alla voce sfocatura seleziona controllo sfocatura e aggiungi una sfocatura non troppo evidente. Clicca ok. Ora aggiungi una maschera vettoriale. Seleziona lo strumento pennello, facendo attenzione che il colore di primo piano sia nero. Se, come in questo caso, hai il colore in primo piano bianco e lo sfondo nero, con il tasto X puoi invertirli. Ora con un pennello abbastanza grande, a seconda del soggetto su cui stavo lavorando, e con durezza 100%, vai a colorare l'interno della tua immagine, della tua maschera, facendo attenzione a non andare di stare dentro all'immagine senza arrivare proprio al bordo. Riduciamo un po' il pennello. Ora, aumentiamo un po' la dimensione del pennello, diminuendo la durezza e l'opacità e il flusso del pennello per andare verso i margini della foto, del soggetto principale della nostra foto, in modo da ammorbidire un po' l'effetto sfocatura per non renderlo troppo netto. Adesso allarghiamo ancora il pennello e riduciamo ulteriormente opacità e flusso, per andare proprio a disegnare il contorno del nostro soggetto. Ecco fatto. Direi che l'effetto finale non è affatto male. Ora, cliccando sul simbolo dell'occhio al fianco del livello, possiamo nascondere il livello con la maschera per vedere il prima e il dopo. Ora, per dare ancora un po' più di brio alla nostra foto, assicuriamoci di avere selezionato non la maschera, ma l'immagine. Puoi verificarlo da questi quattro angoli neri. E andiamo nel menu filtro, alla voce sfocatura, sfocatura radiale. Applichiamo una sfocatura radiale come metodo zoom, qualità buona, è un fattore 10, può andare bene senza esagerare. Quindi clicchiamo ok. Ed ecco qui il nostro effetto zoom bello e pronto. Possiamo vedere l'immagine iniziale e l'immagine finale. Alla prossima!